La religione egizia era politeista, con un vasto pantheon di divinità. In un primo tempo, gli antichi egizi venerarono divinità zoomorfe, dalle sembianze animali. Venivano adorati il coccodrillo, il gatto, l'ibis, il toro o bue. Divinità zoomorfe erano Anubi, custode del regno dei morti, con testa di sciacallo e corpo umano, Thoth, dio della saggezza con testa di ibis, Bastet, dea con la testa di gatto, Selkis, la dea della scienza medica, con le sembianze di uno scorpione. Queste raffigurazioni sottolineavano il legame tra la religione e il mondo naturale. In un secondo tempo si svilupparono altri culti religiosi che continuarono a convivere con i precedenti all'insegna della tolleranza religiosa. Ecco i principali. Nell'antico regno assunse la preminenza il dio Sole, Ra, creatore e reggente dell'universo. Nel nuovo regno i sacerdoti e i faraoni di Tebe imposero il culto del loro dio Amon. Le due divinità finirono per identificarsi in un'unica figura, Amon-Ra. Vi era poi la sacra triade costituita da Osiride, Iside e Horus. Osiride, dio dell'oltretomba, rappresentante della vittoria del bene sul male, era sposo di Iside, dea della luna e della maternità, protettrice della fertilità femminile. Horus, rappresentato come un falco, era loro figlio, custodiva l'ordine cosmico e proteggeva il faraone, con il quale era identificato.